di che cosa hai paura? Cosa temi degli investimenti immobiliari? Ci sarà qualcosa che ti dà pensiero, che non ti fa stare tranquillo e che non ti permette poi di passare all'azione, di fare cose, come dire, azioni vere, perché sai benissimo che ad ogni tua decisione, ad ogni tua azione corrisponde una reazione del mercato. Quindi molto spesso ci troviamo a ragionare, rimuginare, pensare su un'operazione immobiliare perché non siamo convinti. C'è qualcosa che ci dà paura, timore. Parliamo di paura. Ultimamente sto parlando spesso con i comprocasa in affiancamento di paure, di timori, e capita che il motivo dell'affiancamento è superare le paure. Allora parliamone un attimo. E parliamo in particolare di una di queste paure che a me personalmente sta a cuore. Io capisco tutte le paure che possa avere un aspirante investitore immobiliare: la paura di aver sbagliato l'operazione, la paura di aver fatto male i conti, la paura di aver sbagliato quel famosissimo foglio Excel che ci avete tutti uguali e che quindi non stia dicendo la verità e che in mezzo a quei numeri non ci sia la verità, la paura di non aver messo il naso dove effettivamente andava messo il naso. Ci sono tante paure che poi ti lasciano lì fermo a ragionare, a pensare. E poi mi verrebbe da chiedere: ma a pensare cosa? Però, e sono quasi legittime, una di queste paure non l'avevo considerata. Molti sono affetti da questo timore che però non avevo proprio considerato. Ed è la paura del rifiuto. In particolare quando gli investitori immobiliari si trovano alla decima esperienza di proposta d'acquisto rifiutata, questa paura, questo timore, questi timori escono fuori, emergono dagli aspiranti investitori immobiliari nel momento in cui si decide di andare a sedersi davanti all'agente immobiliare a parlare, a rappresentare quali sono le motivazioni per le quali quella casa non può essere acquistata quanto dici tu. Sei uscito a 150, la proprietà riuscirebbe ad accettare 120, ma tu sei convinto che quella casa ne vale 100, non 120, non 125, non 150. Però tu pensi: ma come ci vado adesso davanti a questo qua, memore delle mie ultime 10 proposte d'acquisto rifiutate? Come ci si siede davanti a un agente immobiliare e parlare di un ulteriore ribasso rispetto a quello che si aspetta lui? Ho paura che magari ci rimanga male, ho paura che io possa andare a ledere quelle che sono le sue aspettative. E quindi questo tipo di paura, che non devi proprio avere, ma che capisco che tu hai questo tipo di paura, se non hai metodo, se non hai argomentazioni, se non sai di cosa parlare in quella sede, a quel tavolo dell'agente immobiliare, se su quel tavolo appunto dell'agente immobiliare c'è soltanto il tuo conto economico, a questo devo venderla, a questo devo guadagnare, a questo ci devo spendere, ecco quanto ti devo offrire. Altro non c'è. Capisco anche questo tipo di paure. Capisco anche che se un agente immobiliare ti dice: ok, ti faccio scrivere la proposta d'acquisto, a differenza degli altri che magari neanche te la fanno scrivere, e uno ha paura, ecco, ne un'altra, di perdere l'occasione. Cioè, rinunciare a questo tipo di apertura dell'agente immobiliare che mi fa sedere, magari a parlarne, a poter scrivere, la paura di esagerare in negoziazione, di ledere quelle che sono le aspettative dell'agente immobiliare, ecco, potrebbe essere un ulteriore no. Se questi sono gli argomenti, se questi sono i numeri, allora non te la faccio neanche scrivere. Questa paura porta a buttare soldi. La paura del rifiuto di un agente immobiliare. La paura, il timore che l'agente immobiliare si possa alterare davanti a quelle che sono le tue motivazioni, le tue argomentazioni, ecco, questo porta a buttare soldi. E questo è anche il motivo, opinione personale, non devi dare retta a me. Io sono convinto che molti, guru compresi, se ne vanno all'asta perché tutto questo fa male alla salute. Pensano che tutto questo faccia male alla salute. E ripeto, guru compresi. E quindi come fa questo tipo di timore, questo tipo di paura a farti buttare dei soldi? Ti fa buttare dei soldi in fase di negoziazione proprio per la paura di non andare a cozzare su quelle che sono le aspettative, su ciò che ti aveva già preannunciato l'agente immobiliare. Se mi fai la proposta a 120, guarda, mi impegno a fartela accettare. Tu lì, già preso dalla paura, cazzo, finalmente uno che mi parla di accettazione della proposta, già uno che mi fa sedere
a scrivere una proposta d'acquisto. E c'ho uno davanti a me che mi dice che mi fa scrivere una proposta d'acquisto. Ecco, come, perché rovinare questo tipo di apertura, bruciare questa opportunità? E quindi, per paura di perdere l'opportunità, per paura di fare alterare l'agente immobiliare, convinto sempre di più che quella casa non vale 120, ma ne vale 100, ecco, magari gli faccio un'offerta a 115. Pensando, beh, comunque è sempre un obiettivo raggiunto in funzione delle aspettative. Lui si aspetta 120, 125, vado con 115. È come un mediare, no? Però non stai guardando l'effettivo risultato di ciò che stai facendo. Stai buttando 15.000 euro. 15.000 euro che potrebbero essere il tuo guadagno futuro. Questo non è un video a caso che mi veniva in mente questa mattina. Ciò che vi racconto non è ciò che penso, ma mi prendo la cura di raccontarvi quello che accade con i comprocasa, delle situazioni che affrontiamo e risolviamo con i comprocasa, però magari ve li condivido qui su YouTube in modo tale che se anche tu sei preso da tutta una serie di paure, cerca di capire qual è la tua paura, qual è il tuo timore e prendi coraggio. Coraggio non significa buttati. Buttati che tanto l'imprenditore è colui che rischia. Buttati perché se sono un investitore immobiliare prima o poi mi devo buttare. No! Prendi coraggio e abbi però le competenze giuste, le certezze giuste per raccogliere conferme a quello che stai ipotizzando. Più conferme hai su ciò che stai pensando, su ciò che stai ipotizzando su Excel, e più avrai la garanzia e la certezza che i tuoi ragionamenti filano, ma senza timore che qualcuno possa andare ad inquinare, a minare quelle che sono le tue aspettative di investimento. Ci sono quelli che fanno per forza l'operazione, devo comunque farla questa operazione perché dopo tutto questo attendere, dopo tutto questo non fare, non riuscire a fare operazioni, devo dimostrare in primis a me stesso che comunque una la faccio. Pur di pagarla di più, ma un'esperienza la voglio fare. No, non devi dimostrare nulla a nessuno. A maggior ragione non devi dimostrare nulla alla community che stai frequentando sul gruppo Facebook, sul gruppo WhatsApp, dove ci sono gli investitori, gli aspiranti investitori, i raccoglitori di botte di culo che pubblicano gli assegni, pubblicano le proposte d'acquisto accettate. Evita di buttarti, evita le paure. Evita di pensare che qualcuno potrebbe arrabbiarsi, pensare male di te, rifiutare ciò che intendi fare. Non te ne fregano in merito cazzo. Tu fai l'imprenditore, i numeri che girano sono quelli che hai dimostrato che girano in quella maniera lì, nessuno ci deve mettere bocca. Non vuoi fare l'operazione con me? Passiamo avanti. Senza nessun tipo di problema, perché tu non devi dimostrare poi nulla a nessuno, né al tuo guru, né ai tuoi pari aspiranti investitori immobiliari, a nessuno. C'era qualcuno che mi diceva: Luigi, aiutami con i vari corsi di formazione, accademie, videocorsi, seminari. Ho speso 20.000 euro, mia moglie mi sta rompendo i coglioni. Mi aiuti a chiudere una prima operazione per dimostrare a mia moglie che comunque l'investimento che ho fatto sulla mia formazione è un investimento azzeccato? Ma tu non devi dimostrare niente a nessuno. Mi spiace per te che hai speso 20.000 euro di percorsi formativi sul Monopoli. Adesso ce ne andiamo lì fuori, sul marciapiede, dove ci sono le case vere, gli agenti immobiliari veri, quelli con i quali dobbiamo parlare, dimostrare ciò che vogliamo fare senza paura di un rifiuto. Non buttare soldi per paura che qualcuno ti dica no, non accetto la tua proposta, non te ne frega un emerito cazzo, altrimenti io lo so già, vi rivedrò tutti alle aste dove non c'è nessun tipo di problema, c'è la tua bustarella, c'è il tuo click nelle aste telematiche, c'è la tua alzata di mano nelle aste fisiche, dove nessuno ti dirà mai no, non accetto la tua proposta d'acquisto, oppure i ragionamenti, i calcoli che tu hai fatto sono sbagliati, lì non te lo dice nessuno. E quindi vi incontrerete tutti alle aste immobiliari. Per chi invece vuole rimanere nel mondo del mercato immobiliare da marciapiede, quello vero, dove sono necessarie e indispensabili le tue competenze, ecco i link li trovi qui sotto in descrizione e non avere paura, abbi coraggio. Ci vediamo dall'altra parte.